Abbiamo imparato, sappiamo bene quanto sia importante la frutta e la verdura di stagione. Soprattutto però con questo primo caldo, mangiare frutta e verdura fa particolarmente bene. Diamo il benvenuto a Simone Mencarelli. Ciao Simone. Ciao, buongiorno a tutti. Con te parliamo proprio di questi alimenti che sono fondamentali per il nostro benessere fisico e anche per il nostro benessere mentale, insomma, perché alla fine la salute è salute a 360 gradi. Da dove partiamo, Simone? Dalla frutta o dalla verdura? Ma io direi intanto si può partire dalla verdura che è alle mie spalle, è un po' una carrellata di quello che sono magari gli articoli stagionali. E noi diamo precedenza quando è possibile ai prodotti locali, quindi giusto. Adesso le zucchine, le insalate, le melanzane, quello che i produttori, i piccoli produttori, i nostri fornitori hanno nei campi in questo momento ci fa piacere prenderlo da loro, ecco. Poi dopo chiaramente si va anche a altri prodotti che magari vengono da altri mercati, e ancora si continua un po' con prodotti un po' più invernali, ad esempio che il mercato richiede, tipo i finocchi, tipo i porri, tipo i crauti o le cavolelle, per dire. Ora la fanno un po' da padrone i cetrioli locali, abbiamo iniziato con i pomodori. I pomodori di Maremma, di Grosseto, e attendiamo a giorni che arrivino anche i nostri fagiolini per diciamo iniziare appieno con la stagione dei prodotti locali. Purtroppo abbiamo avuto un maggio terrificante dal punto di vista climatico che ha penalizzato molto tantissimi prodotti di stagione, specialmente nel comparto ortofrutta. Certo, sì, purtroppo. Sì. Diciamo che anche la gelata che c'è stata poco tempo fa ha creato dei danni irreparabili. Sì, contro il clima, in questo caso contro le gelate, purtroppo nulla si può. Cosa ci fai vedere, Simone? Non so, una bella melanzana, un bel pomodoro? Allora, parliamone un po', ma facciamo anche vedere questa bellissima verdura di stagione. Allora, queste sono melanzane che al momento sono apprezzate dalla clientela. Oltre alla melanzana nera classica, abbiamo la melanzana tonda viola o la melanzana anche striata, non so se si vede dalla... Sì, sì. Che cominciano a essere prodotti piano piano anche consumati un po' di più nel nostro mercato, anche se la nera ancora la fa da padrona. Senti Simone, immagino che tu magari ti ritrovi spesso in negozio con le persone che comprano i prodotti e magari ti chiedono come possono cucinare quel determinato prodotto. Quindi se ti chiedo una ricettina al volo con le melanzane, cosa ci possiamo fare? Ma la fa da padrona sicuramente la melanzana alla parmigiana, anche se non è un piatto tipicamente estivo. Leggero, tra l'altro, bella... con questo caldo. Esatto, però è un must, oppure magari la pasta alla norma con la melanzana e la ricotta magari possibilmente salata. E poi la melanzana è grigliata, questa si presta molto anche ad essere fatta magari alla griglia condita, viene fatta una bella fetta abbastanza alta, tipo filetto, una cosa un po' più leggera, un po' aromatizzata con delle spezie, un con filetto un po' di per i vegetariani, origa. Insomma. Sì, direi di sì, anche un hamburger può essere, volendo, certo. Per chi ama magari non mangiare la carne o rimanere un po' più leggero, sì. Passiamo alla frutta, Simone. Sulla frutta in questo periodo di frutti buoni, succosi, ce ne sono tantissimi a disposizione. I frutti buoni sono arrivati nel mercato con un po' di ritardo, ma... noi anche in questo caso preferiamo
comprare prodotto italiano e il più vicino a noi possibile. Adesso il prodotto che ha una vendita migliore chiaramente deve essere sempre di qualità. Giusto. Però ci sono delle bellissime albicocche, noi compriamo le albicocche di Cesena, molto buone, però. Arriveranno poi anche delle albicocche dal sud Italia, favolose, ancora sono un pochino in ritardo purtroppo sempre per questa problematica che si trova il maltempo, chiaramente ci sono, ci sono i meloni. Mitico Simone che vai a prendere per noi dal banco. Ecco qua, la frutta. Meloni che si abbiamo iniziato con i meloni retati, anche questi di Maremma, che sia Tarquinia, che sia Grosseto, che sia Braccagni, tutta roba comunque sempre italiana. Abbiamo le pesche noci di Cesena. Dispiace quest'anno non poter lavorare con i nostri produttori perché la Val di Chiana ha subito un danno enorme e io sono vicino anche a tutti i miei fornitori e amici anche con i quali collaboro perché non hanno assolutamente prodotto. Chiaramente in questo momento la regina è anche la ciliegia, spaziando da quella di Vignola oppure da quella di Cesena sempre. Ottimi prodotti, si sta iniziando piano piano anche con i cocomeri. Te lo stavo per chiedere, infatti. Di mano ce l'ho fuori. Atos, me lo prendi un cocomero per cortesia, tagliato in tempo reale? Sarebbe il giorno di festa di Atos, però è capitato a proposito. Quindi. Si è iniziato adesso, cominciano ad essere prodotti validi, il caldo è arrivato all'improvviso dalle nostre parti e subito è esploso il consumo di questo tipo di frutto. E poi cominciamo ad avere anche arrivo di nuovo un po' di le susine. Mi sposto perché sono dietro al banco e quindi qua. Ogni tanto devo sparire dall'inquadratura. E quindi Simone, però possiamo dire che questo periodo ci regala veramente tante primizie, magari l'inverno è un periodo un po' più complicato, comunque i prodotti sono ristretti, adesso invece io direi di chiudere il collegamento con questo bel cocomero. Sì, questo per far vedere ad esempio magari per chi non conosce il cocomero che questo è un bel cocomero. Eccolo qua. E adesso si inizia a avere un cocomero come si deve, insomma. Sì, diciamo di sì. Grazie Simone Mencarelli per averci fatto questa bella carrellata di frutta e verdura di stagione, perché è importante parlarne soprattutto quando i prodotti sono del nostro territorio e quindi veramente a chilometro zero. Grazie di nuovo Simone, a presto. Ciao, buona giornata. Adesso qualche istante di pausa, torniamo insieme tra pochissimo.